Allora, c'è un tizio che decide di farsi una passeggiata nel parco della sua città, in primavera, comincia a passeggiare. A un certo punto, mentre passeggia, vede su una panchina un tizio seduto con l'aria disperata, così, e a fianco alla panchina una gabbietta a queste dimensioni con dentro un nanetto dei 30 centimetri, alto più o meno 30 centimetri, che quando passa la gente li guarda e fa: "Ah, muori, porco!" No? Allora, sto tizio è incuriosito da sta scena, un po' surreale, si avvicina al tizio della panchina e gli fa: "Senta, scusi." E intanto il nanetto: "Scusa, cazzo! Pari, questo si alza, fa: "Sì, mi dica." Dice: "Senta, ma tutto bene?" Quello gli fa, indica sta gabbietta, gli fa: "Sì." E quello gli fa: "Ma posso chiederle che cosa è successo?" E il nanetto: "Sì, chiedi a sto cazzo, chiedi, mori!" E quello gli fa: "Guardi, non ci crederà, ma è tutto colpa di questa, no? Dal cappotto tira fuori la lampada d'Aladino." E il tizio guarda la lampada d'Aladino e fa: "Ma è proprio la lampada d'Aladino?" E quello gli fa: "Eh sì, purtroppo sì." "Come purtroppo?" "Ma posso? Prego." Sto io a sta lampada, intanto il nano: Sì, la lampada d'Aladino del mortacci tua! Ah, te l'odio!" Questo va da sto cazzo di nano. Prende sta lampada d'Aladino, la sfrega. Appena finisce di sfregare, esce fuori il genio, tutto tra il fumo blu, no? Lo guarda e gli fa: "Padrone, dimmi un desiderio e io lo esaudirò." Questo suo guarda incredulo tutta la scena e fa: voglio 10 miliardi." E sia, schiocchia la dita, scompare il genio e lì intorno a loro nel parco appaiono 10 biliardi di legno, fanno verde con il triangolo, le palle, le stecche, tutto quanto. 10 miliardi. Questo si guarda sta cosa, guarda il tizio sulla panchina e fa: "Ma scusi, ma io gli avevo chiesto 10 miliardi e sono apparsi 10 biliardi con le stecche, eccetera." Questo lo guarda e fa: "E secondo te io gli avevo chiesto un passo di 30 centimetri?"